generale di Tramontana, sono orgoglioso di presentare questo progetto. Il titolo è estremamente significativo. La storia di Pisa raccontata attraverso il gioco del ponte. Qual è la funzione e lo scopo della patria di Tramontana? Quello di divulgare la nostra storia. Il gioco del ponte è la sintesi della nostra tradizione e del nostro glorioso passato di Repubblica Marinara. Il gioco del ponte, caratteristica festa d'arte pisana, che dal XIV secolo cominciò a svolgersi sul ponte di mezzo, il più antico della città, rievocato nella cornice luminosa del Lugardi, ha composto uno spettacolo superbo per ricchezza di costumi, di insegne, di armature, di ardore combattivo e di entusiastica compartecipazione popolare. Il pittoresco corteo di oltre 800 persone dei due partiti, Tramontana e Mezzogiorno, percorre Lungarni sfilando dinanzi ai sovrani, ai principi e a un folto gruppo di ministri e di autorità prima di incontrarsi in mischia animosa per la conquista del ponte. La contesa si è chiusa con la vittoria giudicata dai giudici di campo al partito Tramontana. Sono molto contento innanzitutto perché è un progetto che si realizza, un progetto ambizioso, nuovo, e la città deve abituarsi a progetti ambiziosi anche per rilanciare le sue manifestazioni storiche, anche per far rivivere al meglio il gioco del ponte sull'onda di successi degli ultimi anni che sono già molto importanti. Pisa antica, veniamo al nostro tema specifico, è quel rettangolino rosso che vedete al centro di questa carta. Pisa antica era sulla destra dell'Arno, quindi a nord del fiume, tutto dalla parte dove noi siamo attualmente. E a questo proposito è importante anche ricordare che il nome Pisa vuol dire città ricca di acque, perché ha due fiumi, l'Arno e il Serchio. Il comune di Pisa in età medievale, o i Medici più tardi, avevano tagliato il corso del fiume in alcuni segmenti per rendere più facile e rapido lo scorrimento delle acque. Quindi questa carta, che è il prodotto finale di lunghi anni di studio, ci fa vedere come la pianura di Pisa sia andata nei secoli e nei millenni trasformando. Legare il gioco alla storia della città, ad una storia anche assai più lunga, più profonda, significa dare motivazione a chi si avvicina al gioco, riavvicinare la città al gioco, significa anche avere un'occasione per dire della storia della città, per esempio per spiegare ai più giovani perché Pisa è stata una grande repubblica marinara, oggi che il mare è un po' più distante dal suo centro storico. Dunque ragazzi, allora ci dobbiamo dare un po' da fare perché sono mille anni di storia. Cercherò di concentrarli in poco tempo, però è abbastanza. Storia di questa città che è molto più importante di quello che di solito si pensa. Vi dico soltanto che il mare che oggi si chiama Mare Tirreno, nel Medioevo non si chiamava nemmeno Mare Toscano, come è stato chiamato dopo, si chiamava Mare Pisano. Infatti i genovesi erano arrabbiatissimi perché ci dovevano passare in mezzo. Mi scusi, professore. Dimmi. Ma per costruire la Torre di Pisa, quanto tempo servirebbe? Dunque, le fasi della costruzione della torre sono abbastanza complesse, perché non si conoscono esattamente, però il periodo in cui fu costruita è dal 1174 fino praticamente al completamento della seconda cella campanaria, cioè al 1300. Al Duomo, schierate in fronte alla cattedrale, le truppe di Tramontana emergono al rito antico della benedizione delle bandiere.
scenda sulle insegne delle valorose schiere di Tramontana e Mezzogiorno la benedizione dell'Altissimo, chiedono i comandanti di parte. E nella cerimonia rivivono il significato e i simboli di una passata civiltà che aveva riposto la sua forza e il suo ideale nel valore delle armi cittadine e nella fede universale della Chiesa. Come si impostavano i forti? Allora, si metteva il primo qui, prendi il targone, così prendi una mano qui e una mano qui, così, e lo tieni così. Allora, il piede, come questo, il piede destro, è così, bravo, così. Il primo si impostava così. Il secondo, attenzione, si doveva impostare allo stesso modo. Metti il piede accanto al suo, proprio a costo. Il piede è questo proprio sotto così, col tuo ginocchio contro la coscia sua. Così. Lo stesso, ti fa lo stesso. Arrestate la marcia! Ed attenti al comando! Essenziale che i forti della fronte rimanessero uniti, perché non dovevano essere disgregati dall'azione dei celatini, perché i celatini si infilavano fra combattenti, per quello dovevano stare appiccicati. Poi come veniva fatto il movimento? Solamente quando si alzava l'antenna, poi dovevano fare un passo. Allora, era l'ultimo, non il primo, perché se il primo si fosse mosso si sarebbe staccato dal secondo e dentro mi si infilava un celatino. Era l'ultimo della fila, voi pensate, 60. Fu il primo a essere ricostruito, è un vero capolavoro di ingegneria, ponte bellissimo perché molto sottile, molto aereo. Pensate che è lungo 89 metri, ha un'altezza massima di 12,50 m e ha una luce massima di 72 metri. Vi dico una cosa strana però, è un ponte che non è un ponte, perché non è in realtà una sola arcata, sono due grandi terrazzi che vanno a congiungersi in sommità e non si toccano, si sfiorano appena, in modo tale che quando si muove non si eroda, non si consumi, però non si vede e il ponte è fatto così. Dato che siamo in una scuola, devo dire che al gioco del ponte si possono collegare molte materie. Intanto la storia, perché la storia del gioco del ponte è strettamente collegata alla storia di Firenze, alla storia della Toscana,
alla storia dell'Europa, perché mentre nei secoli in cui si è svolto il gioco del ponte, che era un gioco prettamente militare, in Europa vi accadevano guerre, accadevano situazioni conflittuali, per cui non è che in qualche modo si riflettevano su quello che poi è stata la vita del gioco del ponte. L'oggetto del combattimento, come si diceva, era cos'era? L'oggetto del combattimento era la conquista del ponte di mezzo. Il ponte era l'oggetto della conquista, chi conquistava il ponte aveva vinto la battaglia. C'è una freschezza, una contemporaneità che è molto importante, avvicina i giovani, avvicina mondi che magari erano distanti dalle manifestazioni storiche. Ed è una ricchezza, ecco, io voglio ringraziare soprattutto gli appassionati che si sono anche adeguati a tecniche nuove e i tanti giovani che si stanno avvicinando. Spero che questo sia un esempio e la matrice di tanti altri esempi che si possono fare senza spendere troppo, avendo solo la capacità creativa e mettendo in campo le forze della cultura che in questo modo ci stanno a fianco. È ormai il tramonto del grande giorno. Tra gli ultimi clamori e gli sperduti rulli di tamburo si spegne la festa e la passione. Al di là delle vittorie di parte, ritorna in tutta la città, vinca Borea o mezzogiorno, sempre Pisa vincerà.